1200 km in mese, per 8 mesi sono 9000 km con la mia macchina. È stata molto costosa anche, però l'ho detto già, la benzina me l'ha regalato il bambino con la gioia mi dava. Questa è la strada che ogni giorno per mesi Romano Carletti ha percorso, 60 km lungo i tornanti della Consuma, per poter accompagnare a scuola il piccolo Jeffar, un bimbo di 6 anni non vedente. Un gesto tanto semplice quanto straordinario che oggi ha ricevuto il giusto riconoscimento. L'aiuterò sempre perché ormai i bambini poi ti rubano, no, tutto, perché è bello. Il bimbo non poteva andare a scuola perché a bordo dello scuolabus non c'era l'assistenza di cui i bambini non vedenti avrebbero bisogno. Il padre, inoltre un taglialegna macedone, alzandosi tutti i giorni all'alba non poteva accompagnarlo. La madre invece è senza patente. Così il signor Romano non ci ha pensato due volte e ha deciso di portare il figlio dei vicini a scuola tutti i giorni, macinando chilometri e chilometri da Montemignaio, nel Casentino Aretino, a Pelago, nel versante fiorentino, dove c'è la scuola. Ho deciso perché ho visto che questo bimbo aveva bisogno perché, essendo non vedente, c'è un gemellino che andava a scuola con lui e una sorellina, però quegli altri due andavano coi pulmino, quello non vedente non l'accettavano perché deve avere l'accompagnamento. E allora il babbo mi raccontava che lui stava in casa tutti i giorni perché i fratelli andavano via, non poteva vedere televisione, non poteva giocare, piangeva. E allora il babbo mi diceva: ma guarda, non so come fare. Dico: guarda, ti aiuto io, per un po' di tempo ti porto io. Ogni mattina alle 7.30 il nonno putativo si è così presentato per 8 mesi a casa del bambino per percorrere assieme la lunga strada verso la scuola, poi alla fine delle lezioni di nuovo insieme in auto per tornare verso casa. E con questo bambino si saliva la mattina e lui non parlava italiano, non riusciva a... era un viaggio muto quasi, no? I primi tempi, è triste anche perché... Mi riscaldava la sua manino perché è così delicato, così bellino che... E niente, e poi passato il tempo, cosa è successo? Questo bambino ha cominciato a parlare anche l'italiano, piano piano. E allora il dialogo è diventato molto più bello. Adesso l'amministrazione comunale ha attivato il servizio di accompagnamento e il bimbo può finalmente usufruire del servizio assieme ai suoi fratellini. Dovrà avere una vita normalissima come qualsiasi altro bambino. La storia del signor Romano aveva commosso tutti e fatto il giro d'Italia sino ad arrivare a Palazzo Chigi, dove nel giorno della festa dei nonni l'anziano ha ricevuto il premio come nonno dell'anno. Alla mia età pensare una cosa così è una cosa che capitano, come uno vince all'otto, uno... A me mi è capitato questo, non ho vinto niente, però ho avuto tanto da questo bambino.